Il primo periodico lo aveva stampato Valdemaro Vecchi, il circondario di Barletta, nel febbraio 1872. Il Vecchi, oltre a esserne direttore, ne era anche stampatore e la sua tipografia operava nell'antico convento di S. Domenico, concessogli incomodato d'uso dal comune. In verità fu solo dopo la venuta del Vecchi, 1870, che cominciarono a stamparsi diverse riviste, la Gazzetta Cittadina nel 1874, la Giovane Italia nel 1875, il Gazzettino Elettorale nel 1876, il Fiera Mosca nel 1877, le quali animarono finalmente un vivace dibattito, che da culturale diventò ben presto anche politico e socio-economico. Il Vecchi si trasferì presto a Trani, 1880, ma anche in quella città non mancò di promuovere la nascita di nuove riviste legate prevalentemente al mondo giudiziario forense tranese, realizzando soprattutto una prestigiosa rivista, la Rassegna Pugliese, nota e diffusa in tutto il meridione, che aprirà la collaborazione ad un giovanissimo Benedetto Croce, appena diciannovenne. Il quale inizierà proprio da questo precoce apporto la sua irresistibile ascesa nel mondo della cultura italiana ed europea. Quindicinale, organo democratico cristiano, il Buon Senso, era ispirato da Don Nicola Monterisi. Più legato ai problemi amministrativi e religiosi cittadini e pugliesi, che a quelli nazionali, soprattutto nei primi tempi il giornale assunse posizioni prudenti in campo politico e sociale. Nel numero 6 del 19 ottobre del 1902 conteneva un monito ed un invito al tempo stesso, quasi l'enunciazione di un indirizzo rivolto al mondo giovanile, ai giovani democratici cristiani nell'ora presente tocca di guardarsi da imprudenze, che sarebbero funeste, ma anche di non abbandonarsi ad un'inerzia, che parrebbe dispettosa e ribelle. Bisogna fare quanto si può per il bene del popolo, affino, Nicola Monterisi e la nascita del Buon Senso, congedo 1989. Nel Novecento, dopo la nascita del Buon Senso, videro la luce numerose altre testate, ma generalmente ebbero vita breve, esaurendosi talvolta anche in un numero unico.